Andiamo a fare la nostra gita fuori porta, andiamo al mare, andiamo in montagna, siamo contenti. Se questa invece è la giustizia che noi non vogliamo, se invece noi non siamo soddisfatti di questo, allora è inutile che ci lamentiamo sempre, come facciamo noi solitamente, seduti da una poltrona e continuiamo a lamentarci senza far nulla. Invece questa volta abbiamo l'occasione di fare qualcosa. Allora, se questa è la giustizia che noi non vogliamo, allora andiamo a votare. Andiamo a votare 5 sì, ma non lo facciamo per noi, lo facciamo per loro, lo facciamo per tutti. Perché noi siamo avvocati, ok, siamo sempre da una parte, ma da un momento all'altro possiamo essere anche noi vittime della giustizia. Allora, io credo qui che il vero nemico sia l'astensionismo. E un piccolo vantaggio è dovuto al fatto che alcuni comuni grandi vanno al voto, ma è ovvio che questo non è determinante. Il mio invito, e penso che sia l'invito di tutti noi relatori, di tutti i relatori che ho avuto anche nelle serate precedenti, e di tutti coloro che hanno a cuore la giustizia italiana, è quello di contrastare senza se e senza ma l'astensionismo. È quello di convincere i nostri vicini di casa, fate assemblee condominiali, parlate con i vostri parenti, con i cugini, ma dovete invitare tutti ad andare a votare, perché il voto è un dovere per tutti noi. Raggiungere il quorum è fondamentale. Bisogna arrivare col 50+1 per avere un peso e per lavorare al cambiamento, della giustizia. Come diceva anche uno dei nostri relatori in una delle precedenti serate, la giustizia è amministrata dal popolo italiano, il nome del popolo italiano è quello del popolo italiano, svegliamoci, andiamo a votare. E la via democratica e costituzionale, perché il popolo si esprima, è il referendum. Allora io, cambiando completamente la chiusura, chiedo ad Alberto di far vedere un video.